andare a creare un sistema che è a prova di bomba, che è stato poi il risultato di tutti gli anni di ricerca. E il nostro successo è la prova provata che quello che abbiamo fatto in maniera strategica, pensata, ragionata. Tutte le cose che voi vedete qua in azienda sono delle cose che ogni clinica mi aveva detto va fatta in questa maniera perché, due punti, questo, succederà questo, quest'altro. E loro ci avevano dato la ricetta esatta su come vanno fatte le cose. Il dipartimento logistico serve, l'assistenza aftercare serve, va potenziata l'assistenza aftercare, le informazioni, i filtri iniziali servono, essere in delle città a tassazione agevolata serve, perché non posso fare una impresa magari in un paese dove già le tasse stanno crescendo tanto, Croazia, la devi fare in un paese emergente. Allora a quel punto c'erano solo le tre opzioni: Romania, Europa, Albania, percorso d'ingresso in Europa, Moldavia, fuori da tutto, Svizzera. Svizzera. Perché significa che qua l'euro non arriverà mai. Albania, il processo sta già, i prezzi stanno già salendo. Ti ritrovi poi che già tra 5 anni sei come la Croazia a livello di crozzi. Romania sono altissimi già i prezzi, perché è già in processo avanzato di integrazione con l'Europa. Sta già arrivando il cancro là. La Romania lavora tanto con i pazienti inglesi, la Romania, perché l'Inghilterra ha un impianto su 2000 sterline, 2005, c'è la convenienza ancora. Ma stanno salendo molto, sono tutti strozzati là. No, no, devi adeguare a livello normativo troppe cose. I bagni, uomini, donne, devi fare una superficie di 100 metri, almeno 20 metri di bagni, se sei in Europa. C'è la iperlegislazione in Europa che qua non c'è fortunatamente, è un paese molto più scattante, snello, io voglio fare una cosa, la faccio. In Italia devi 6 mesi per la stessa cosa, 6 mesi in Italia, è meno competitivo, meno scattante. Questo alla fine non l'ho pubblicato perché dovevo realizzarlo. E allora andavo oltre e mi chiedevo, ok, realizziamo quello, ma lo scopo cos'è? Creare un policlinico? O curare il male alla radice. Ho scritto l'altro di libro che andava a cambiare il mindset delle persone. Il dentista deve essere gratuito o a pagamento? Perché se tu vai a vedere, io qua stavo dando una guida, un how to sul problema, ma non sulla causa, cioè sull'effetto, non sulla causa. Invece il libro che ho pubblicato, l'altro, è stato il libro che realmente risponde al problema. Io tutti gli studi che ho fatto, tutti i giri che ho fatto, tutti i viaggi che ho fatto, ho ragionato e pensavo, sono stati i viaggi più belli della mia vita perché li ho fatti in solitario, da solo, autofinanziamento completo, ho conosciuto un sacco di persone, 3.000 euro sono partito dalla Sardegna. E, tra l'altro un dentista neanche mi aveva più pagato lì, ha detto tieniteli quelli, dalli tutti all'Empam. Quando poi ho iniziato a conoscere persone in viaggio, fuori, veramente belle persone, loro mi hanno fatto capire che il problema era più grande qua, era un problema proprio di impostazione della sanità. E i pazienti non sono terroristi quelli che vanno all'estero, sono pazienti che piuttosto non si fanno accoppare in Italia dal fisco, piuttosto dicono No, ma è una invece questione di fiducia nell'ascoltare, perché per esempio noi quando abbiamo scelto di venire che. qui, a parte il prezzo molto più conveniente, io poi lo sai, sono arrivata qui e pensavo L'abbiamo visto, il prezzo non è di non tutto, se non avere, capisci che c'è siete dentro. stati i primi dentisti che mi hanno visto, perché io non ero mai andata dal dentista. E la fiducia che comunque nel trasmettere informazioni, perché queste sono cose che ti cultivi continuamente. Perché bisogna avere anche la fiducia del dentista, non è così La semplice. parte è il motivo Vai la per cui prima uno si volta. ammala, perché viene a mancare la fiducia per il conflitto di interesse. Se noi invece diciamo la verità, ovvero come sono le cose, c'è una regola che mi aveva insegnato Leo, un grande amico questo in Roma, mi disse non dire mai bugie a una donna. Perché? Tanto ti becca. Perché il cervello femminile è tarato per riconoscere 7.000 combinazioni di espressioni facciali. Ti riconosce, tu gli dici una balla, ti riconosce.
Perché ci avrai un micro movimento che riconosco, la sudorazione, il colore, il timbro della voce, l'unico è non dirle mai le bugie quando parli con una donna. Stessa regola vale quando tu parli o su internet o parli con... mai dire le bugie, perché tanto prima o poi ti smascherano. Perché ce n'è talmente tanti di neuroni che non puoi controllare tutto. Dietro alla bugia c'è il sicuro fallimento. Quindi la nostra chiave delle persone che poi mi hanno consigliato è: vuoi fare un'impresa di successo? Sì, limpido, sincero, non c'è cosa più semplice da fare. Semplicemente di le cose che pensi e ti attiri i membri nel team che la pensano come te e ti tieni lontano quelli che non la pensano come te. Di come vanno le cose, se sono troppo lunghe da spiegare, spezzale in capitoli, ok? Paragrafi, falli arrivare in tempi diversi, però l'importante è che non dici le balle, non dici che sono denti come i denti naturali, ti dico che sono denti artificiali. Se le cose si rompono, fai vedere che i denti si rompono, in un modo o nell'altro. Il vantaggio c'è, quale? Che fai meno aftercare perché non li rompono poi, perché sono spaventati, stai facendo in realtà del bene. A dire la verità c'hai sempre da guadagnare a livello di impresa, a livello di comunicazione mediatica, è sempre meglio che dici la verità. Perché la verità, se uno è sincero, te ne accorgi. Se uno dice la bugia, c'è il rischio che vieni preso per un pagliaccio, che lo dice magari per venderti la macchina, l'automobile, poi in realtà le prestazioni non erano quelle. Se c'è un working